Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che praticamente sarà sul ritorno dei mercatini dell'usato. E più nello specifico abbiamo comprato, non proprio un mercatino usato, ma sono andato insieme a Jacopo dei Maltrain Sam in questo negozio di elettronica che stranamente faceva anche tipo mercatino dell'usato. Infatti vendeva tutti i pezzi invenduti nel tempo del suo magazzino. E quest'oggi abbiamo trovato questo amplificatore, un amplificatore audio del telefono che però permette, mi pare, di intercettare le telefonate, a quanto ho capito. Cioè praticamente si appoggia un sensore davanti alla cornetta e prende in automatico l'audio, e non è un microfono, ma proprio un sensore, credo elettromagnetico, e prende i segnali della bobina del magnete della cornetta e trasferisce tutto sul viva voce di questo. In più si può attaccare anche un registratore. Però tutto questo dopo la sigla. Ok, possiamo iniziare l'unboxing. Allora, innanzitutto cosa ci troviamo davanti? Troviamo il manuale che è stato dato separato dalla confezione. Questo non l'ho capito sinceramente, però credo perché mancava in alcuni e altro, perché ho già controllato un secondo il pacco per vedere com'era. Comunque troviamo all'interno tutte le istruzioni in tedesco, inglese, francese, Netherlands, che non so cos'è, e italiano. In italiano è scritto anche un pochettino da cani. Comunque andiamo a vedere un secondo le istruzioni. Allora, innanzitutto ci spiega che questo è un amplificatore telefonico TL-2, spiega delle istruzioni, l'interruttore per avviarlo, premerlo per mettere in funzione l'amplificazione, che si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi se il telefono non riceve più alcun segnale. Volume massimo minimo, sensore dell'amplificatore, la superficie anche. Cioè, questa cosa è veramente stranissima. Poi c'è la presa per il registratore di conversazioni telefoniche. Per migliore riproduzione sul registratore regolate il volume sull'intensità media. Per alimentazione elettrica e il vano batteria, che è un 9 volt. In più ci avvisa di una cosa molto strana. Infatti c'è scritto mantenere sempre una distanza minima di 60 cm fra l'amplificatore e lampade fluorescenti. Calcolatori elettronici e altre produzioni di campi magnetici per evitare interferenze. Potete fare conversazione telefonica con le mani libere ascoltando all'amplificatore e parlando verso la cornetta del telefono postato davanti a voi ad una densità massima di 30-40 cm. L'amplificatore deve essere sempre a una distanza minima di 30 cm dalla sua cornetta. Per evitare risonanze ponetelo anche a una distanza sufficiente. E qua c'è un piccolo grafico fatto credo a mano, perché credo che i computer non esistevano ancora chissà che. E vabbè, comunque iniziamo l'unboxing. Bene, siamo pronti per iniziare, quindi andiamo ad aprire il pacco, che credo che ci sia pure la data. Adesso questa data non so se è un numero di serie oppure una data, perché assomiglia a una data, però vabbè. E andiamo ad aprirlo. Porca vacca, questa è la sfiga. Si capisce che polistirolo un po' schifoso. Allora, questo è il nostro, aspettate, metto fuoco. Questo è il nostro combinatore, più che altro amplificatore audio del telefono. Cos'è che cambia? Allora, innanzitutto sembra quello che di solito hanno i segretari, che premono e dicono sì, faccia entrare il cliente del tipo. E comunque questo qui è veramente formidabile. Andiamo a vedere un secondo, perché è ancora nuovo. Cioè si è ingiallita la plastica ovviamente perché è vecchio, però è ancora nuovo di confezione, cioè non è mai stato usato. Infatti funziona incredibilmente. Qua c'è, come hanno spiegato, il regolatore volume, l'accensione automatica, l'amplificatore. Poi qua dietro c'è il vano batterie da 9 volt, che ovviamente è vuoto, perché se c'era la batteria a quest'ora, altro che sostanze fuoriuscite c'erano. E poi dietro c'è ovviamente l'attacco al registratore esterno, quindi questo qui, l'attacco al registratore, l'attacco DC e l'attacco da mettere vicino a cornetta. Adesso faremo una prova. Quindi non voglio fare la recensione separata dall'unboxing, quindi farò tutto insieme. Adesso andiamo a collegarlo a un telefono fisso e vediamo come funziona.
Bene, come vedete adesso il nostro ricevitore audio è pronto all'uso. E qua c'è il nostro telefono fisso che utilizzeremo come cavia, chiamiamola così. Però non è che succederà niente che, non ci saranno esplosioni oppure il telefono che esplode perché non va più. Praticamente come funziona questo ricevitore della Eatel? Va bene. Allora, innanzitutto si deve premere il tasto di accensione, quindi si accende la spia rossa. Qui si regola l'audio. Questo coso qui, che sarebbe nient'altro che il sensore, credo, di magnetismo, perché non è un sensore tipo microfono, perché se parlo così voi non mi sentite dentro. E comunque ho notato che se io appoggio il mio anello contro, non so se si può sentire, ma c'è l'audio che, vediamo, cioè c'è il rumore che arriva dal mio anello, quindi ho presunto che è un che è tipo un sensore magnetico che cattura le onde circostanti. Però adesso vi faccio vedere come funziona. Allora premiamo, alziamo, prendiamo la cornetta e appoggiamo dietro. Aspettate, abbassiamo un pochettino. Sentite? È proprio un, come dire, un sensore che funziona perfettamente. Poi adesso io sto utilizzando il microfono che c'ho dentro alla nostra capsuletta qua e fa lo stesso lavoro di amplificatore microfonico, però è un po' strana come cosa. Però un'altra cosa che può fare questo coso è catturare altri segnali da altri dispositivi, quindi quelli che di solito il 99% delle case hanno ormai, perché ormai sono i dispositivi che utilizziamo anche quelli d'oggi, come walkie-talkie e altro. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio. Qua che vi ho messo sono quattro esempi più comuni che si possono trovare in una casa: un telefono cellulare, una calcolatrice, un walkie-talkie, anche di poco valore, però sempre un walkie-talkie, quindi un trasmettitore di onde corte, un telecomando. Questi sono tutti dispositivi che lavorano sotto microchip, quindi anche sotto una frequenza. Non so per chi ha studiato elettronica come me, ma saprà che tutti i dispositivi elettronici che lavorano sotto microchip, quindi ad esempio NE555, che è per fare priorità un LED lampeggiatore, o semplicemente altri microchip, quindi tutti quelli che lavorano sotto microchip, lavorano a una frequenza. E quindi questo dispositivo, questo che noi utilizzeremo adesso per esempio, cattura questa frequenza e la trasforma in audio. Quindi andiamo a fare le prove. Premiamo. Alziamo un pochettino, guardate, appoggio sul mio telefono spento. Si può utilizzare sinceramente questa funzione come metal detector alla fin fine, perché sembra proprio un metal detector. Quindi questo era il telefono. Questa è la calcolatrice. Aspettate. E non la sento. Aspettate, vediamo. Perché non si sente molto, eh. E non si sente tanto, però. Cioè, io sento a malapena il rumore lì, quindi è veramente poco, ma anche perché ho le batterie mezze scariche. Questa la saltiamo. Andiamo al walkie talkie che è meglio. Appoggiamo, accendiamo, avete sentito? Si sente praticamente l'amplificazione della rice trasmittente che abbiamo utilizzato adesso. E tutto questo senza disturbi della mia voce che si sento magari nell'amplificatore. Quindi veramente formidabile come cosa. Adesso lui sta ricercando delle frequenze, però vediamo se... No, qua è dove si sente di più. Però come vedete, questo può utilizzare anche come amplificatore per walkie talkie. Ultimo telecomando, che è quello più formidabile e che anche alcune applicazioni per telefono hanno. Praticamente hanno registrato l'audio che trasmette il nostro telecomando, quindi l'output,
e l'hanno trasformato in un audio che poi, collegando un sensore alla connessione out del nostro telefono, quindi attraverso cavo cuffie, hanno permesso attraverso un LED diodo ad infrarosso di trasmettere lo stesso audio che viene preso dal telecomando dentro al cellulare. Ma adesso vi faccio vedere l'esempio. Se noi appoggiamo in qualunque posto del telecomando questo sensore e premiamo un tasto, sembra il rumore di Pac-Man, però è praticamente un valore. Questo è un altro. Vedete? Sono tutti uguali, ma ognuno corrisponde a una funzione. Sembrano tutti uguali, ma per qualche millisecondo, a quanto ho capito, ecco appunto, si è accesa pure la televisione. Scusate. Vedete? Guardate quanto... Anche di poco. E tutto questo è praticamente il LED che noi ci troviamo qui. Quello che fa sta luce viola che state vedendo. Quello che fa la luce viola così è praticamente l'infrarosso che, a quanto avete notato, va a tempo. Praticamente, guardate, appoggio e il suono che sentirete sarà sincronizzato col LED. Ah, scusate. Questo frastuono praticamente fa funzionare il televisore. Ma vabbè, abbiamo concluso qui la puntata. Quindi questa era la puntata su questo ricevitore viva voce audio, che pur essendo un semplice viva voce con registratore che si può collegare, ha delle funzioni veramente speciali per quegli anni. Ovviamente adesso è un po' inutilizzato perché purtroppo questi sensori captano praticamente tutto e sono molto sensibili, e ovviamente non vengono più usati perché le trasmissioni sarebbero tutte, e dico proprio tutte, disturbate per colpa anche del wireless o altro. Dalla Computer Museo è tutto, io vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao!